Michele Perrozzi si inaugura qui in pieno centro a Vasto un punto informativo gestito da DMC. Ecco, quanto è importante dare le informazioni, che tipologia di turismo è partito a Vasto e cosa chiedono i turisti? Allora, non solo è importante, ma è fondamentale. La DMC, che si è costituita circa 10 anni fa come consorzio della Costa dei Trabocchi, tant'è vero si chiama DMC della Costa dei Trabocchi, ha avviato una formula di gestione di pari punti altri. Quest'anno copriremo quasi tutta la costa, da San Salvo a Tollo, e gestiremo circa 12 punti informativi. Questo perché riteniamo di fondamentale importanza questo servizio di informazione e di accoglienza turistica, in modo tale da rendere più agevole la permanenza dei nostri ospiti, ma anche a fornire un servizio agli stessi cittadini. Infatti lo Toyat è frequentato non solo dai turisti, ma anche dai residenti che vogliono avere notizie sugli eventi e su quanto possono fare all'interno di questo bellissimo territorio, di cui Vasto ovviamente rappresenta il fulcro, la perla principale. Di ulteriore comunque è tutto molto interessante. Infatti abbiamo avviato un utilizzo di un sistema gestionale a livello regionale che ci consente di dare informazioni a tutto tondo sia sugli eventi che sui punti di attrazione che il nostro territorio offre.